Rieccoci in un nuovo appuntamento con Focus, la rubrica quotidiana su Eventi Sicilia. Allora, tematiche, problematiche a Vittoria, ne parleremo con gli ospiti che adesso vi presento. Intanto un saluto e un benvenuto a Francesco Cannizzo, bentornato Assessore alle Politiche Buongiorno a lei, Sociali, buongiorno ai e un saluto e un benvenuto ad Alfredo telespettatori. Vinciguerra, Buongiorno a voi. Movimento Italia dei Lupi. Allora, intanto c'è questa, non so se è scemata questa polemica sull'ex Ferrotel, questa mancanza d'acqua. Ecco, lo chiedo proprio a Vinciguerra che aveva innescato questo dibattito, inaugurazione in pompa magna, però Sì. poi alla fine no, è come fare la casa senza un tetto. Sì, io sul Ferrotel farei una doverosa premessa anche per fare un po' di Sì, chiarezza, non tanto per esatto. chi ci ascolta, ma anche per le ultime dichiarazioni dell'assessore Cannizzo che mi sono sembrate un po' confuse. La problematica del Ferrotel legata agli immigrati non è una problematica che ci siamo usciti noi dal cilindro, è una problematica che discendeva dalle dichiarazioni del sindaco Nicosia, dichiarazioni che io la volta scorsa ho puntualmente e documentalmente elencato in questa sede. Dichiarazioni che tra l'altro sono ancora reperibili nel sito del Comune di Vittoria o comunque nei quotidiani online e che parlavano esplicitamente di quella struttura come di un centro di alloggio temporaneo per migranti. Dichiarazioni che tra l'altro hanno trovato poi conferma anche nella conferenza di apertura, quella a cui si riferiva poc'anzi lei, che titolava esplicitamente, riporto testualmente il testo, integrazione, obiettivo necessario di una società multietnica. Ora, al di là dei risultati della società multietnica che l'abbiamo visto in questi giorni proprio dalle triste vicende di Parigi, è chiaro che in merito al Ferrotel l'amministrazione di Nicosia aveva preso una posizione, cioè in quella struttura dovevano essere allocati degli immigrati. Dichiarazione del sindaco. Ora noi prendiamo atto che allo stato immigrati non ce ne sono alloggiati e rivendichiamo questo risultato come una nostra vittoria perché siamo stati noi a denunciarlo e a seguito delle nostre denunce poi l'amministrazione ha cambiato prospettiva. Riguardo all'ultima polemica dell'acqua, qui ecco, sfioriamo un po' le chiacchiere da bar perché io ho semplicemente portato all'attenzione degli organi di stampa una circostanza evidente che è stata confermata anche dall'assessore Cavallo, cioè nel Ferrotel appena inaugurato mancava l'acqua. È vero, è stato confermato. E quindi non vedo l'assessore Cannizzo nel suo comunicato che si riferiva alle mie parole dicendo che io ho parlato di carenze idriche di un intero quartiere. Io invito l'assessore Cannizzo e invito anche i cittadini a controllare le mie dichiarazioni e a verificare dove io abbia detto questa cosa, perché a me non risulta, ritengo di capire abbastanza bene l'italiano è comunque quello che scrivo. Quindi questo è quanto il quadro. Perfetto, ecco, chiarezza. Replica Cannizzo. No, non c'è niente da replicare perché insomma dal linguaggio che viene usato, ecco, appunto da esponenti di estrema destra, non mi sorprende insomma poi quello che succede nel mondo, perché se sono questi gli atteggiamenti dove l'accoglienza o l'inclusione o si fa riferimenti a fatti purtroppo tragici che non dimettono, anzi laddove non c'è integrazione multietnica succedono questi fatti purtroppo che hanno colpito la comunità internazionale, in questo momento anche la nostra Europa, e quindi siamo vicini a tutte quelle vittime che purtroppo hanno subito questa onta. Per quanto riguarda invece alla struttura del Ferrotel, intanto dobbiamo dire che è una struttura che è stata consegnata alla città con un finanziamento di 2 milioni di euro con il PON e sicurezza. Quindi finanziamenti che sono stati messi a disposizione all'epoca dal Ministero dell'Interno e abbiamo donato alla città e abbiamo recuperato una struttura che è bellissima. Nessuno ha mai dichiarato che doveva diventare un dormitorio. Non c'è scritto Il né nel sindaco l'ha dichiarato. progetto, non c'è scritto né nel progetto, né nelle azioni progettuali, né Dichiarazione del negli sindaco c'è obiettivi. scritto. Nell'obiettivo della riqualificazione dello stabile del Ferrotel è un centro Quindi multifunzionale, sportelli, uffici. multipolifunzionale sì, Non vorrei essere costretto a riprendere le dichiarazioni del sindaco anche in questa rispetto a sede quello che doveva perché si essere poi smentiscono da soli. la struttura stessa. Non potrà mai essere e non dovrà essere un dormitorio, come non lo è di fatto, poiché sono stati smentiti su tutta la linea, perché in quella struttura sono stati, Il in corso sindaco si è d'opera, smentito, ha detto una cosa e poi ne ha sono fatto stati un'altra. allocati non solo tutti i servizi sociali, ma faccio presente che noi all'interno dei servizi sociali abbiamo il nostro centro immigrazione.
gestito appunto dall'ufficio, e quindi l'allocazione è pertinente rispetto appunto al progetto e alla finalità che si voleva raggiungere, che è un centro polifunzionale e multiculturale, proprio per favorire l'integrazione tra le popolazioni che ci sono nel nostro territorio, che non solo sono immigrati extracomunitari, ma sono anche immigrati comunitari. Quindi tutto questo verrà inserito in un circuito virtuoso di quello che è appunto l'integrazione vera. Nessuna contraddizione, con percorso, come diceva Vinci Guerra sulla frase del sindaco. No, il sindaco non l'ha mai dichiarato. Il sindaco, ma vada a controllare le dichiarazioni della rassegna stampa. Anche per quanto riguarda l'inaugurazione in pompa magna, ma ci mancherebbe che non dovesse essere fatta in pompa, è venuto il prefetto, le alte autorità, sì, tutti sono... il sottosegretario, quindi voglio dire, appunto perché il simbolo dell'accoglienza, che Vittoria, ricordo a tutti, è stata sempre una città dell'accoglienza, e questo proprio sono simboli importanti, dove diciamo alla città che quel bene è fruibile da tutti i cittadini comunitari e extracomunitari e vittoriesi, tant'è che lì, oltre quindi appunto allo sportello immigrazione, dove avrà una sua dignità, non una stanza, ma sarà articolata per quanto riguarda tutti i servizi che possono essere dati in base alla legge agli immigrati, ci saranno tutto il settore dei servizi sociali, il centro donna e il centro musicale. Tutto ciò sta nell'obiettivo della come dire, integrazione socioculturale, perché al centro donna non è detto che lo debbano frequentare solo le donne vittoriesi, ma tutte le donne che sono immigrate comunitarie e vittoriese. Serve anche a snellire le pratiche. Abbiamo, logicamente, cosa abbiamo? Abbiamo anche un risparmio della spesa, perché in questo momento tutti sappiamo che i servizi sociali sono in locazione presso la via San Martino, quindi fra una settimana, un massimo 10 giorni, perché il trasferimento è in atto con i vari uffici, noi risparmieremo la spesa sia dei servizi sociali e sia del centro musicale di via Baldanza. Sono circa 40.000 euro l'anno. Se una struttura di fresca realizzazione, certo. Ci sta che anche l'acqua può avere... Allora, per quanto riguarda l'acqua, io ho risposto proprio esattamente al comunicato della mancanza d'acqua. Noi all'esterno del Ferrotel abbiamo delle aiole con l'irrigazione. Qualche buon tempone ha pensato bene di aprire il rubinetto e lasciarlo aperto. E quindi si sono svuotati i serbatoi. Le pompe sono andate in protezione, perché e quindi nel giro di un giorno abbiamo capito da dove veniva, non era un guasto, praticamente abbiamo isolato questo... a questo punto quel rubinetto, così a chiunque venisse l'idea di aprirlo e far uscire l'acqua non accadrà più. Quindi non c'è stato un problema strutturale, perché c'è stato un difetto nella costruzione di quello che può essere appunto la struttura del Ferrotel, ma perché qualcuno all'esterno, potete andare a controllare, c'è un rubinetto che irriga, diciamo, le aiole esterne. Qualcuno di notte lo ha aperto. Sì, sulla strada, sono le aiole che sono sul marciapiede. No, le aiole che sono sul marciapiede. È stato isolato quel rubinetto e quindi la cosa non cadrà. Ma non è un danno strutturale, come si vuol dire, è stato inaugurato in pompa magna e già mancano i servizi. Poi ci sono persone, insomma, che vanno a ritirare, lì facciamo anche il ritiro della mensa, dei biglietti per la mente, insomma tutto il settore dei servizi sociali viene trasferito lì. Dopodiché poi si ci va per ritirare i biglietti e si chiede: ma posso andarmi a lavare le mani? Sapendo che c'era una problematica, e l'impiegata giustamente risponde, dice: ma in questo momento non c'è acqua perché c'era quel problema. Poi si passano le notizie ai vari colleghi o amici di partito o di tane, e quindi se è possibile, volevo sostituirmi a lei, se me lo concede, volevo domandare all'assessore Cannizzo se allora è vero che io non ho parlato di carenze idriche di un intero quartiere. Lei ha detto questo. Ho letto il giornale La Sicilia la domanda è semplice, la può comprendere facilmente. Ho mai parlato di carenze idriche di un intero quartiere? Del 14 di questo mese, e nel titolo del giornale c'è scritto: oltre al Ferrotel, carenze via Marangio, via... E si riferisce ad altri comunicati che non erano nemmeno. Ma non lo so, io ho letto. Se lei non legge, sono le sue, non sono le mie. No, assolutamente. Lei evidentemente o non comprende
quello che legge, no, o non presta attenzione. Non penso che non comprenda perché lei è una persona di cultura. Le volevo chiedere anche questo: quando lei si riferisce all'integrazione che avete brillantemente realizzato in questi anni, si riferisce all'integrazione che tutti i vittoriesi sono costretti a subire a Piazza Senia? Che, guarda, io non so se lei è mai stato, perché forse noi abitiamo in due paesi diversi, forse lei vive nell'iperuranio. Io che abito a Vittoria mi sono recato più volte, mio malgrado, in Piazza Senia e constato che è un... Lo vado a dire ai residenti, che è un luogo dove si è sviluppata un fenomeno di integrazione costruttivo, come lei lo sta affermando in questa sera. Ma io difendo i miei cittadini, i miei concittadini, lei difende evidentemente altri interessi. Difendo interessi dell'integrazione. Io difendo gli interessi degli italiani. Dovrebbe pensarci anche lei, visto che è un amministratore della Repubblica. Questi appunto sono gli atteggiamenti che portano a gli contrasti all'interno delle comunità. È stato emanato proprio ieri un bando per l'assegnazione di alloggio temporaneo per migranti. Quando è che assegnate alloggi per i vittoriesi? Allora, quando è che ne assegnate? In questi ultimi 2 anni, anno e mezzo, sono stati assegnati per i vittoriesi 40 alloggi di case popolari. Mm-hmm. Quindi voglio dire, in Viale Europa. 20 sono stati assegnati un anno e mezzo fa. E altrettanti per gli immigrati, forse 6 di mesi più. Fa. Quindi 40 forse alloggi delle case popolari. Quindi vedete come sono facilmente smentibili, perché loro dicono non pensiamo ai nostri cittadini. Ripeto, 40 alloggi prima di case popolari sono stati dati a 40 famiglie. A fronte di quante domande? Lei deve fare una proporzione. Anche 5.000 le domande, che significa allora lasciamo a casa i nostri concittadini. Dopodiché e facciamo entrare questa è la propaganda populista, leghista, fascista, di cui loro logicamente ogni tanto escono dal cilindro il discorso del fascismo. Questo non è che voglio dire, sono parliamo del fascismo, che alla gente interessa il fascismo. Il trio Fini, Berlusconi, si aggiorni, Bossi. Oggi noi abbiamo Meloni, ma Berlusconi rimane sempre, perché non c'è, e Salvini, no? I figli dei fascisti. Dei fascisti, allora, torniamo alle polemiche fascisti comunisti, che la gente interessa per questo. Riguarda, lo stabile del Ferrotel, ribadisco, è stata un'operazione lungimirante dell'amministrazione dell'epoca, che sempre praticamente Nicosia, nel aver intercettato quel finanziamento di 2 milioni di euro oltre a tutti gli altri finanziamenti ed aver dato alla città uno strumento e un immobile dove raggiungiamo un obiettivo di integrazione multiculturale, multirazziale, e soprattutto facciamo risparmiare ai nostri cittadini 40.000 euro al mese di fitti per locazione. Nel corso dell'anno non solo quello è stato disdettato come affitto, ma vi ricordo che noi siamo all'ex tribunale come altri uffici, quindi complessivamente abbiamo risparmiato 180.000 euro di affitti, che logicamente risparmiano i nostri cittadini. Chiarissimo, non sarete mai in sintonia su questo tema. A chiudere questo argomento, riprendendo quei fatti tragici di Parigi, volevo chiudere questo tema con una domanda per entrambi. Noi Italia dobbiamo fare la guerra, oppure le armi lasciamole, meglio no? È chiaro che azioni di contrasto non dobbiamo ricadere sicuramente negli stessi errori che sono stati fatti in passato, quindi capiamo sicuramente tutta l'Europa, non solo l'Italia, è vicina alla nazione e alla Francia, che devo dire è la società per eccellenza di una società multietnica, dove transitano tantissime generazioni e tantissime etnie. Per quanto riguarda attacchi, eventuale guerra, penso che non sarebbe opportuno che l'Italia avesse una posizione interventista, ma che si attuassero quelle politiche internazionali dove, qualora l'ONU o qualora enti sovranazionali e quindi sovramondiali possono creare una linea per quanto riguarda appunto la barriera. Quindi contro prudente, questa vinci guerra, armata e partita.
Prego? Armatevi e partite. No, 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 so, questo è un motto dei vecchi comunisti, armatevi e partite. No, a parte lo scherzo, la situazione è più seria. Intanto vorrei, ecco, precisare questo. A mio avviso non si tratta di un problema di religione. Se te l'ho detto molto in questi giorni, anche riprendendo vecchie tesi fallaciane, se posso permettermi il termine, non è un problema di religione, perché ci sono diversi musulmani che in questo momento stanno combattendo l'ISIS. Mi riferisco a Hezbollah, mi riferisco alle truppe siriane. Quindi quello che deve fare l'Italia in questo momento, a mio avviso, è innanzitutto chiudere le frontiere, perché è stato detto, è stato confermato come l'ISIS punta a invadere i nostri territori anche attraverso questa operazione subdola, perché ricordiamo che solo il 5% delle persone che arriva ha diritto ad ottenere lo status di rifugiato, mentre tutti gli altri provengono da zone imprecisate e con finalità imprecisate. Detto questo, dobbiamo, a mio avviso, schierarci con chi in effetti sta combattendo la minaccia, anche con le armi. Mi riferisco alla Siria di Assad, mi riferisco alla Russia di Putin, e invece devo constatare, mio malgrado, che il mondo occidentale, a parte vabbè, la reazione scomposta della Francia che ha bombardato senza colpo ferire un po' tutto, vabbè, è stata toccata proprio. Sì, è stata toccata, io capisco il cordoglio, però è chiaro che ci sono invece, c'è chi da diversi mesi già combatte in maniera molto più mirata il fenomeno, sì, esatto. E poi dobbiamo, ecco, abbandonare un po' questa logica vecchio atlantista che prevede che se non si muove l'America, che negli anni passati ha fatto danno, perché noi ricordiamo che la destabilizzazione del Nord Africa, e con tutto quello che ne consegue, la situazione libica e via dicendo, è da addebitare essenzialmente a quelle famose primavere arabe che sono state foraggiate dagli americani. Le frontiere chiuse è un rimedio? No, prendiamo tutti, tanto c'è il ferro dello, quindi. Bisogna, queste battute stupide che non fanno bene alla società italiana. Ma lo dica i cittadini. Vittoriese, perché si continua a fare questa propaganda inutile. Populista, che non, fascista, non dica porta, fascista, che è tanto che non porta, lo dice. Non porta a niente, non porta a niente. L'atteggiamento, vedete l'atteggiamento che hanno, che logicamente, insomma, provenendo da quella... ambiente. Da quell'area è così. Frontiere chiuse, frontiere aperte, è un dibattito che logicamente l'Europa dovrà affrontare. Sicuramente ci sono dei problemi, i flussi migratori sono in aumento, ma per quello che vivono le popolazioni del posto, perché chi chiede e chi scappa dalla propria terra, certo che non lo fa per piacere, ma perché è perseguitato, perché è in guerra, perché rischia la propria vita, e quindi lo status di richiedente, di rifugiato deve essere accolto quando logicamente ce ne sono le condizioni. Il 5%. Io volevo ricordare quando sono state chiuse in Ungheria, no? Con il muro. Quel giornalista che ha sgambettato quella mamma. Perché c'è un cretino in tutto il mondo. Cioè, questi sono gli atteggiamenti che hanno questi signori. Ma che sta dicendo? Ma le vuole chiudere le frontiere o no? Assessore, risponda cortesemente. Le frontiere si chiudono quando si devono chiudere. In questo momento noi abbiamo un problema importante, che è quello del flusso migratorio di popolazioni che provengono da qualunque parte del mondo, che hanno una necessità di scappare da tragedie. Ma non è così. Esattamente, le direzioni devono essere due. Contestualmente a una situazione di accoglienza dobbiamo incominciare a fare politiche nei loro territori di provenienza, creando magari e incominciando a sganciare qualche centro di accoglienza all'interno dei propri territori. Quindi l'assessore non vuole chiudere le frontiere. Cosa fa? Mettiamo le navi a barriere del Mediterraneo e spariamo alle persone che vogliono entrare. Ma nessuno ha detto questo. E allora quando chiudi le frontiere e ti trovi una marea di gente come è successo in Ungheria, allora la Francia cosa fai? La Francia non vuole fare. I cannoni davanti e così gli spari. Sì, noi dobbiamo ragionare in questo modo. È tanto che non dice fascista, assessore. L'Italia fascista, è un paese accogliente, l'Europa ha capito che l'Italia non può rimanere da sola. Queste sono le politiche. Le politiche di Juncker si avvicinano verso gli indirizzi
che l'Italia vuole dare e la sua parte, la nostra parte la stiamo facendo, Vittoria la fa da sempre, regolamentiamo i nostri flussi, la provincia di Ragusa è una delle province più virtuose per quanto riguarda la regolamentazione non solo degli status di richiedente asilo e di rifugiato con centri SPRAR che sono i sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati regolamentati dal Ministero e dagli enti sovradimensionati. Sì, certo, il Ministero è quindi complice. Tutto questo fa sì che l'integrazione vera possa essere portata nel nostro territorio, ma è chiaro poi chi è clandestino, tutti siamo d'accordo, chi è fuori da ogni legge, o cittadino italiano, cittadino comunitario, cittadino extracomunitario, deve essere perseguito. Assessore, mi perdoni, volevo ricordare all'assessore che ha iniziato per fare un esempio che credo sia lampante. Al CAI di Mineo ci sono circa 3.000 immigrati, solo 3 su 3.000, se faccio il conto in termini percentuali di quanto stiamo parlando, godono dei diritti dei rifugiati. Per il resto, no, mi faccia finire. Per il resto, a Cali Mineo ci sono degli episodi di prostituzione, degli episodi di spaccio, episodi di gente che scappa e si infiltra e sfugge al controllo delle autorità. Ma Cali Mineo l'ha aperto Berlusconi confini quando loro erano. Sì, ma parliamo di adesso, è inutile che mi accusi. Ma parliamo di adesso. Non ha aperto questo governo. Ma lei le vuole chiudere le frontiere o no? Cali Mineo è stato aperto dal governo Berlusconi con Maroni alla Lega, perché Maroni era all'epoca ministro. Mi perdoni, assessore, ma è inutile che va a parlare di 15 anni fa. Questo è storia. Sì, certo. La storia deve essere ricordata per gli insegnamenti. Quindi, quando succedono fatti tragici, è stata una tragedia. Mi perdoni, lei non risponde. Non risponde sulle frontiere, perché io ho dato una risposta chiara. Io voglio chiudere le frontiere. Lei cosa vuole fare? Le vuole chiudere o no? Regolamentare. Rispetto non le vuole a quelle chiudere, che perfetto. Sono le direttive di una comunità internazionale, ma non è così, non si può dire chiudo le a 30 frontiere. Euro 30 euro al giorno non sono 30 persona, euro guardi no. Su, le posso no, fare no. Un esempio, il ministero sono 35 non sono 30 euro ah, perfetto, le do 5 certo. Euro in più, va bene, perfetto. Abbiamo quindi loro ce ne va a prendere un caffè umano. Insieme no, ma lì c'è poi un problema anche di corruzione, no? Mi pare che le vicende di Mafia Capitale hanno affermato, mi pare che ci sono anche compagni di partito coinvolti. Allora noi partiamo Castiglione ancora lì, no? Castiglione ancora al suo posto, sì. No, io non mi riferivo alle vicende di Roma Capitale, dove Buzzi ha detto il Cara di Mineo è stato aperto da Berlusconi Buzzi di chi? E Buzzi e compagni con Alemanno, quindi mi ma pare non che è così, ma lei dice fesserie. Come si dice a Vittoria, andate a controllare chi è Buzzi. Andate a controllare chi è Buzzi. Che l'assessore non lo sa. Anche qui completa disintonia. Ma l'assessore non conosce i fatti italiani, e questo è il problema. Solo loro conoscono. Questo è un argomento. Ma io invito, le persone possono verificare, Marino invece niente. Cioè Gabrielli quando si è insediato come commissario dice ma scusa, ma vogliamo insomma capire le vicende che partono da anni di malgoverno della capitale, che è governata da appunto esponenti principali di spicco. Ma guardi che io non ho nessun problema a dire che se Alemanno ha sbagliato, almeno non guardi che non mi è nulla Alemanno, guardi, voglio dire molto tranquillamente, lei che difende l'indifendibile. No, io all'attenzione ai fatti. Ma che paghi Alemanno, ma che manteresse? Abbiamo forse il tempo per elezioni si avvicinano, il candidato del PD c'è ancora, siete alla ricerca? No, nel PD si fa, siete, è un partito democratico, state è un discutendo, partito aperto anche nell'ultima assemblea provinciale, nell'ultima insomma per quanto riguarda la discussione sulla legge di stabilità, dove ci siamo confrontati sugli interventi che questa legge sta mettendo in campo. È chiaro che a livello locale si sta lavorando, ma c'è già una rosa, è articolato. Sì. Ci sono le sedi per le quali noi logicamente nei circoli ci confrontiamo, cerchiamo di portare avanti soprattutto un programma sul quale confrontare e poi far capire che cosa vogliamo fare appunto per la città nei prossimi 5 anni. Quindi il nome a noi, guardi, noi abbiamo tantissimi esponenti e dirigenti del Partito Democratico che hanno fatto la storia di questo partito e che sono il futuro di questo partito, quindi sicuramente verrà da sé il candidato nei prossimi mesi. La destra o centrodestra che dir si voglia
GPR. Vediamo una cosa un po' più ampia. Io capisco le difficoltà dell'assessore Cannizzo, anzi devo dire che ne apprezzo il coraggio, perché dopo 10 anni di macelli che hanno combinato, ha ancora il coraggio di presentarsi in TV e parlare di elezioni. Si riferisce sempre a dei ma quale sono queste macelle? Sulla domanda. Cioè, no, voglio dire, ma quali sono queste macelle? Ce l'abbiamo portato, le strade, il camion, le maia, la raccolta differenziata che c'è ma non c'è. Dobbiamo chiudere, se vuole gliene elenco. Molto chiaramente noi stiamo preparando un programma, un progetto, un progetto molto serio, sia nei contenuti che nei modi. Avevamo un progetto che oltre mi faccia finire, ha già fatto la sua magra figura, adesso taccio. Certo, noi faremo un progetto che avrà una rivoluzione culturale con Giovanni Moscato, che è il nostro candidato, perché è il giusto compromesso. Riesce a raccogliere, assolutamente. Chiarissimo, va bene, grazie a Francesco Cannizzo, grazie a Alfredo Vincitelli. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori, buongiorno direttore. Seguito come al solito appuntamento a domani.